Cristian, benvenuto a Caserta. Grazie, grazie. Allora, prime sensazioni? Sei da un paio di giorni in città? Hai potuto capire già un po' com'è l'atmosfera, l'ambiente casertano? Sì, comunque Caserta mi hanno parlato pure dei miei amici che c'erano qua, li avevo contattati, mi hanno detto che è una città molto bella, però soprattutto come società è una società che accoglie molto bene il giocatore e si è visto comunque che mi hanno accolto molto bene sia il mister, la dirigenza e soprattutto i miei compagni. Ci siamo lasciati l'8 marzo scorso. Monopoli Casertana, vittoria della Casertana 93esimo, tu in campo per tutti i 90 minuti. Quella partita, diciamo, è l'ultimo flash per la Casertana in una stagione particolare. Sì, comunque dai, era una buona partita, comunque abbiamo preso un gol al 90esimo e dai, è La andata bene. Casertana dall'altra parte com'è a vederla? Che impressioni ti dava? Comunque se era Anche. una squadra, si vedeva che era una squadra molto tosta, una squadra comunque che aveva un'idea di calcio. L'avversario ci ha incontrato anche ai tempi della Regina, quindi diciamo che quando ti si parla di Casertana comunque sai di cosa si Sì, comunque è tratta, stata di una. Già quando senti Caserta, no, dici che è una società comunque importante, una società che ha avuto passato, comunque una società molto importante. Sei nato a Lecce, sei montenegrino però di famiglia. Le Le tue radici come sono? Quanto ti senti montenegrino e quanto salentino innanzitutto? sì. A casa non parlo mai l'italiano, parlo sempre il montenegrino, quindi diciamo che mi sento più italiano dai, rispetto che montenegrino, perché sono nato in Italia, comunque sono cresciuto in Italia, i miei genitori sono qua da 25 anni, comunque mi sento italiano. E diciamo che a Caserta trovi una colonia slava, c'è chi è Sì, serbo, il ho visto, croato, il sono i bosniaco, Balcani, dai. adesso il montenegrino. Una Sono un po' i convivenza che Balcani. nella realtà, da alcune parti sarebbe difficile, per fortuna al giorno d'oggi inizia ad esserci più dialogo. A Caserta siamo tutti insieme, questo Sì. Eh sì, dai, è comunque c'è l'ex Jugoslavia, comunque, anche. Eh sì, dai. culture diverse ma simili Ma sotto molti aspetti, no? sì, giusto. La lingua è sempre uguale. La lingua è uguale anche se a Sì, tratti è come se fosse un a tratti dialetto, qualcosa, sono però. turista. Comunque, l'anno scorso ho fatto il quinto, giocavo quinto. Però ho fatto pure qualche partita, ho fatto pure la mezzala, comunque sono un giocatore duttile, comunque posso giocare nei più ruoli. E in questa squadra, a quanto pare, ci sono molti ragazzi, molti giocatori che potrebbero giocare in diversi ruoli. Questo può essere un punto di forza di una squadra, avere calciatori che possono adeguarsi in diverse Sì, posizioni. giusto, ma comunque in una squadra secondo me servono abbastanza giocatori che sanno giocare nei vari ruoli, comunque. È una cosa importante, secondo me. Se ti chiedessero che calciatore sei, tu come risponderesti? Che tipo di caratteristiche hai? Non lo so, dico la verità, comunque non tocca a me parlare, no? Comunque, tocca far parlare il campo e l'allenatore. Diciamo che voi dell'ex Jugoslavia, come hai Esatto. detto tu, siete dei soldatini che lavorate, fate parlare il campo. Poche Giusto, parole, infatti tu mi hai giusto. detto non piace tanto Poco parlare, parlare. comunque, siamo poche parole e tanti fatti. E questo promette bene. Parlaci della tua carriera, cresci nel Milan. Ho fatto praticamente, sono cresciuto nel Milan, ho fatto 5 anni di settore giovanile nel Milan, poi da là. Sono andato, ho fatto un contratto con la Sampdoria e poi dalla Sampdoria sono andato in prestito. Ho fatto Livorno, Reggina, Vispesaro, Monopoli e quest'anno sono a Caserta. Sono contento di essere qua. Questo girone, tutte partite mai semplici sulla carta, a parte che ogni partita realmente è difficile, però le piazze sono importantissime. Sì, comunque un campionato comunque se vedi sulle carte è un campionato come se fossi una Serie B. Comunque sono squadre molto importanti, Bari, Palermo, Avellino, comunque sono tante squadre importanti. Nella squadra che hai trovato, chi conoscevi già, da avversario o compagno di squadra? Lo conoscevo Lezzi che comunque ho giocato con lui nel Lecce, comunque un bravo ragazzo. Adesso ti metti al lavoro con quale obiettivo? Con l'obiettivo di dare sempre il massimo e di andare sempre avanti, di cercare di raggiungere sempre gli obiettivi migliori. Mister Guidi da avversario lo hai Sì, il incrociato? mister l'ho incontrato sempre da avversario, comunque in una partita mi ricordo, la prima di campionato in primavera, Milan-Fiorentina 5-4 finita. Infatti il mister ti ha accolto anche scherzando, no? Perché Sì, alla fine anche quando si è avversari ci si comunque conosce. sì, comunque, quando il mister, sempre quando giocavamo era un mister, si vedeva che è un buon allenatore, comunque fa giocare le squadre, un buon allenatore sicuramente. Il segreto in questo campionato, secondo te, qual è? Una squadra cosa deve avere per poter ben figurare in questo campionato? Secondo me una squadra per fare bene in questo campionato DC, che comunque è un campionato molto difficile, soprattutto nel girone C,
davvero secondo me la prima cosa che conta è la fame, comunque di andare sempre avanti, di non mollare mai, sempre avanti, mai mollare. Ci sono tanti giovani, essere giovani può essere un'arma in più per l'entusiasmo, per la voglia di imparare. Sì, ma sì, sicuramente, perché comunque abbiamo pure dei giocatori esperti come Gastallos, che sicuramente mi ringrazio, mi auguro che ci daranno una grossa mano, comunque un giocatore forte che ha fatto carriera, Tu ti tipo Brugovic. trovi, ti senti ancora giovane oppure queste esperienze che già hai maturato ti fanno sentire già un giocatore più pronto? E questo è già il quarto anno che sto facendo in Lega Pro, quindi ti dico la verità, mi sento un giocatore un po' più pronto di continuare questo campionato. Caserta, da questo punto di vista, può essere una tappa importante, no? Sì, comunque Caserta è una società che comunque ha fatto uscire tanti giocatori da questa società e mi auguro che possa essere uno di quelli. Ti hanno parlato di Caserta? Che ti hanno detto di Caserta quando ti parlavano di questa città? Quando ho sentito il mio compagno che giocava come l'anno scorso, mi ha detto che comunque è una società importante, una società che dà le possibilità di fare lo step sempre più alto, la gente se vai bene comunque Diciamo è che tu, forte. ex casertana, ne hai incontrati stesso lo scorso anno, Sì. c'era Peppe Carriero che qui Piero, è, Francesco diciamo, è stato lanciato Giorno. definitivamente come giorno. Quindi diciamo, loro sono l'emblema di come Sì, Caserta possa essere il luogo ideale giusto. per consacrarsi o comunque per rilanciarsi. Quindi Giusto. l'augurio è che tu possa farlo con i nostri colori. Ti faccio salutare i nostri tifosi che non sapevano del tuo arrivo perché il tuo nome è spuntato così fuori all'improvviso, quindi la sorpresa del giorno è questa. A te il saluto ai tifosi della Casertana. Ciao a tutti i tifosi della Casertana. Non vediamo l'ora di vedervi nello stadio con questo Covid che c'è purtroppo, però speriamo che si risolva il prima possibile. Forza Caserta!